Questa la dobbiamo riprendere, è un raro evento. Una due volte all'anno ti nutri. C'è anche una ricompensa. Cioè tu mangi. Una ricompensa per i lunghissimi scioperi della fame e anche della sete fatti per l'emergenza carceraria e la riforma della giustizia, per l'amnistia per la Repubblica. Pensavamo che Claudio Scaldaferri non si nutrisse, perché tra l'altro sappiamo che tu sei uno di quelli che fa dei lunghissimi scioperi della fame e della sete tanto quanto Marco Pannella e tutti i radicali. Cioè forse tu sei uno dei pochissimi che segue proprio alla lettera il satiagra di Marco Pannella per la riforma della giustizia e tutte le altre, diciamo, manifestazioni di solidarietà che ha fatto ai detenuti. Sì, no, la battaglia sull'amnistia l'ho sentita molto, perché per me aveva un valore trasversale importantissimo, in quanto aveva recepiva tutta la storia transazionale del partito, anche prima che poi prendesse la forma di Partito Radicale Noi Volendo, transazionale traspartito. Ricordiamo che 91 giorni sciopero della fame di Pannella nell'aprile del 2011 erano anche per le bombe di informazione di massa per la Siria, per la Libia, per i detenuti nel mondo. E noi con la commissione Chilcot per la verità sulla guerra in Iraq abbiamo cercato disperatamente di porre queste questioni come dirimenti per liberare quel blocco economico, diciamo bellico, di incastro di legislazioni, per esempio legate anche all'antiproibizionismo sulla droga, all'immigrazione, che poi rendono l'impossibilità alla gente di avere la disponibilità di queste tematiche e di avere poi contezza di quanto poi influiscono nella loro vita di ogni giorno, e come questa trasversalità sia stata dalla partitocrazia italiana, diciamo anche europea, distrutta in tutti quanti questi anni. E proprio quell'iniziativa di Marco Pannella in questi due anni nella comunità penitenziaria, nei temi che noi abbiamo posto, come attenzione a una coscienza critica democratica che siamo riusciti a costruire in questi due anni, sia il presupposto e la base sul quale poi bisogna continuare ad andare avanti, perché penso che sia importantissimo porre in rilievo il fatto che proprio la trasversalità fa sì che appunto la chiusura, il blocco non permette la legalità e quindi la trasversalità delle tematiche tale da risolvere i problemi delle carceri e quindi la riforma della giustizia che la partitocrazia copre con altre argomentazioni. No, le argomentazioni e i problemi sono quei contenuti sui quali Pannella iniziò e fece i 91 giorni di sciopero della fame nell'aprile 2011, che poi con le bugie di una parte piuttosto che dell'altra non riescono a dare alla gente la disponibilità viceversa di quello che tiene frenate le riforme da tanti anni il paese aspetta. Grazie Claudio. Grazie a voi.